Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Iniziamo con la cronaca, con l'incendio divampato presso lo stabilimento della Richetti a Sant'Atto di Teramo, azienda produttrice, lo ricordiamo, di fette al latte e di biscotti al latte. L'incendio che ha riguardato, tra le altre cose, il tetto dello stabilimento, il tetto di Eternit. I sindaci della vallata sono in attesa dei primi risultati delle analisi dell'ARTA prima di emanare delle ordinanze e mentre restano senza futuro occupazionale i 150 lavoratori. Tania Bonici Castelli. 150 lavoratori, la maggior parte donne, da oggi senza lavoro, attoniti davanti alla loro fabbrica che brucia. Siamo qui a Sant'Atto, a Teramo, davanti alla Richetti, un'azienda che produce fette al latte, biscotti al latte e che è ridotta a un cumulo di macerie. Ho dato tutta la mia vita qua dentro, tutto in famiglia, ho lavorato come una mula, capito? Ecco, e che qua. Purtroppo, ieri sera quando ho visto questo disastro, guarda, venuta la pelle ad occhio. Chi l'ha avvertita? Eh? Chi l'ha avvertita? Mi ha avvertito un collega a me, che io abito qua dietro. Che le ha detto? Niente, ha detto vieni che la fabbrica nostra sta ad andare a fuoco. È venuto qua, mi ha fermato là perché i carabinieri hanno già fatto passare e le fiamme arrivano su sopra. 150 lavoratori, come potranno essere tutelati adesso che sono rimasti senza lavoro? La proprietà ha un altro opificio qui vicino, a circa 100 metri, vediamo quanti ne possono assorbire in quell'azienda e altrimenti chiederemo all'azienda di aprire per tamponare l'emergenza la cassa integrazione ordinaria che è prevista per queste situazioni. Il tetto è di Eternit, rappresenta veramente un grande pericolo, i sindaci della vallata sono in riunione, sono in attesa dei risultati dell'ARTA per eventuali ordinanze. Secondo lei com'è successo? Non lo sappiamo, nessuno ci dà spiegazioni in questo momento. Da quello che dicono le persone che erano presenti sembrerebbe partito dall'esterno l'incendio, però ancora non c'è niente di certo. Ma doloso? Non lo sappiamo ancora. Della Richetti resta salva una cella frigorifera di circa 1500 metri quadrati, dalla quale stanno portando via i prodotti finiti. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme altissime che sembrano essersi sviluppate dal magazzino degli imballaggi. Il fumo e l'odore di plastica bruciata si avvertono a molti chilometri di distanza dal nucleo industriale di Sant'Atto e la nube si sta spostando verso la costa. C'è disperazione nei volti dei lavoratori che, nonostante l'aria irrespirabile, restano immobili dinanzi ai cancelli della loro fabbrica distrutta. Gli agenti del commissariato di Atri e della squadra mobile di Pescara hanno tratto in arresto nella giornata di ieri un 32enne palestinese senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di spaccio di stupefacenti e furto. L'uomo, rintracciato nei pressi di un supermercato di Silvia Marina, era ricercato per il tentato omicidio di un 40enne marocchino che il 2 giugno scorso a Marina di Città Sant'Angelo era stato affrontato dal 32enne, il quale, dopo aver infranto due bottiglie di vetro, le avrebbe utilizzate per colpire al petto il quarantenne. Il 32enne si sarebbe accanito sul marocchino perché ritenuto colpevole di aver dissuaso, allontanandolo, un minore intenzionato ad acquistare stupefacente dal palestinese. La Procura della Repubblica di Pescara, sulla base degli elementi probatori prospettati dagli investigatori, ha chiesto e ottenuto dal GIP un provvedimento cautelare di custodia in carcere che appunto è stato eseguito ieri. E ora cambiamo pagina, parliamo di politica e torniamo sull'esito dei ballottaggi di domenica scorsa, ascoltando il punto di vista del sottosegretario alla giustizia e il leader abruzzese di Alternativa Popolare, Federica Chiavaroli. Senatrice Chiavaroli, sono passate poche ore dai ballottaggi, qual è il suo giudizio su questa vittoria netta del centrodestra in Abruzzo? Ma io sono molto contenta dei risultati elettorali. Alternativa Popolare in Abruzzo è sempre stata nelle coalizioni di centrodestra. Noi abbiamo partecipato a tutte le competizioni elettorali sin dalla nascita del nuovo centrodestra in Abruzzo in coalizione con il centrodestra e quindi anche in questa tornata siamo molto soddisfatti perché abbiamo ottenuto dei grandi risultati prendendoci
città importanti come L'Aquila, come Avezzano, nelle quali non solo ha vinto il centrodestra, ma nelle quali c'è anche una presenza importante di Alternativa Popolare, e quindi questo mi fa doppiamente piacere. Cosa significa a livello politico questo successo del centrodestra? Ma a livello politico questo significa che bisogna presentare candidati credibili, ma bisogna puntare su coalizioni allargate che abbiano sia la presenza, diciamo, della parte moderata, quale può essere Alternativa Popolare, quindi una presenza al centro, sia la presenza di forze che sono spostate più a destra, ma che tutte insieme creano un equilibrio nella coalizione. Alcuni esponenti di centrodestra sono arrivati a chiedere anche le dimissioni del governatore della regione Luciano D'Alfonso. Il suo pensiero? Ma io credo che in Italia bisogna fare come in tutti gli altri paesi d'Europa, e cioè che chi vince le elezioni governa per 5 anni, alla fine del proprio mandato viene giudicato dagli elettori, perché bisogna dare anche la possibilità a chi vince le elezioni di avere il tempo necessario per fare l'attività che ha pensato, che ha progettato. Quindi io credo che D'Alfonso debba andare avanti, e nel 2019 verrà giudicato dagli elettori per quello che ha fatto di buono oppure no per la regione Abruzzo. E ora ci spostiamo a L'Aquila. Passata l'euforia post ballottaggio, è scattato il Toto Giunta. Andiamo a vedere alcune delle ipotesi per la composizione della squadra di governo a disposizione del neo sindaco Pierluigi Biondi. Mentre il nuovo sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi incontrerà tutti i dirigenti comunali per far capire come lavora e fare un po' il punto della situazione, ovviamente adesso l'attenzione è concentrata sulla composizione della nuova giunta comunale, ed è già Toto Giunta, ipotesi ovviamente che si facevano già prima del ballottaggio in un caso o nell'altro. Dovrebbero essere sicuramente assessori i neoeletti consigliere Guido Liris di Forza Italia e Alessandro Piccinini di Fratelli d'Italia. Non si sa che ruolo potrà avere Carla Mannetti. Ha un'esperienza da direttore generale, potrebbe fare il direttore generale dell'ente, una nuova figura ovviamente, oppure potrebbe essere anche vice sindaco. Se la Mannetti non sarà assessore, il posto d'assessore potrebbe essere rivestito da Ersilia Lancia, che replicherebbe così un'esperienza amministrativa che ha già avuto in provincia, seppur per poco. Del resto Pierluigi Biondi ha sempre detto di voler dare un posto importante alle donne. Si fa strada anche l'ipotesi di dare un posto a Sabrina Di Cosimo, alla sua prima esperienza, ma bisognerà vedere come verrà composta la giunta, dunque il condizionale è sempre d'obbligo. Dovrebbe restare fuori dalla giunta Giorgio De Matteis, mentre potrebbe entrare in giunta Luigi Deramo. Emanuele Imprudente è uno tra i papabili, però avrebbe manifestato un non grandissimo interesse per avere un posto in giunta, preferendo piuttosto lavorare per il partito e per strutturarlo ancora meglio, anche perché già si parla di regionali 2019. All'Aquila. Potrebbe essere il presidente del Consiglio Roberto Tinari, che è stato il vice di Benedetti ma all'opposizione, ma potrebbe tornare anche Vito Colonna, che è stato presidente del Consiglio Comunale nell'epoca di Tempesta. Per quanto riguarda gli assessori, ci sono anche dei nomi che circolano, assessori esterni. Per Forza Italia potrebbe essere papabile Paolo Federico, che è stato un po' il regista della campagna elettorale di Pierluigi Biondi. Ovviamente andrà valutata anche la partita delle liste civiche, che avranno poco spazio in giunta, ma potrebbero averne uno più importante invece nelle varie commissioni. E invece l'anatra zoppa potrebbe abbattersi sulla vittoria del centrodestra ad Avezzano. Il sindaco De Angelis rischia di avere solo 9 consiglieri di maggioranza per effetto della legge elettorale e del risultato del primo turno. Nel frattempo, ieri polemiche per il cambio di serratura dell'ufficio del sindaco. Alfredo Primante. Al momento è una vittoria dimezzata quella del sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis. Il centrodestra torna alla guida della città marsicana scalzando il sindaco uscente di centrosinistra Giovanni Di Pangrazio, ma con solo 9 consiglieri di maggioranza, almeno stando all'ufficiosità.
Questo per effetto della cosiddetta anatra zoppa, espressione gergale che indica la condizione per cui, secondo la legge elettorale vigente, se un gruppo di liste collegate al primo turno ottiene almeno il 50% più uno dei voti validi, mentre al ballottaggio la maggioranza dei voti per il candidato sindaco va ad un sindaco sostenuto da un altro gruppo di liste, non scatta il premio di maggioranza a favore delle liste che sostengono il candidato eletto. Nei prossimi giorni, comunque, è destinato a svilupparsi un lungo dibattito politico legale sull'argomento, con il rischio che la composizione del Consiglio Comunale possa andare per le lunghe. Nel frattempo De Angelis mostra di avere le idee chiare, nonostante il rischio ingovernabilità. 5 le priorità indicate dal neosindaco: riqualificare il centro città con incentivi al commercio, un nuovo piano di viabilità, il completamento del contratto di quartiere della Pulcina con il progetto del nuovo municipio, la riqualificazione di Palazzo Torlonia e l'accelerazione del recupero degli edifici scolastici. Per quanto riguarda lo staff, il sindaco ha intenzione di creare una struttura leggera con l'obiettivo di recuperare risorse da destinare ad altri capitoli di bilancio. La vittoria di De Angelis è stata condita anche da un giallo sviluppatosi ieri mattina, quando si è diffusa la notizia che il neosindaco avesse fatto cambiare la serratura dell'ufficio a Palazzo di Città. Di Pangrazio ha chiamato i carabinieri, ma le nuove chiavi le aveva in effetti il segretario comunale, che da prassi aveva ordinato il cambio della serratura per tutelare gli effetti personali del sindaco uscente, in quanto De Angelis non aveva ricevuto ancora l'investitura da sindaco della città di Avezzano. Un fatto che ha subito scatenato le polemiche. Il clima in città infatti è ancora molto rovente, non soltanto per le temperature tropicali. Lasciamo la politica. Semplificazione, meno burocrazia e snellimento della macchina amministrativa. Questi temi della tavola rotonda organizzata oggi a Pescara da Confindustria Abruzzo. Paolo Renzetti. Presidente, lotta alla burocrazia, snellimento delle pratiche, si parla di riforma Madia questa mattina qui a Pescara, le imprese, le aziende hanno grande bisogno di tutto questo? Assolutamente sì, l'Italia ha bisogno di questo, l'Italia è uno degli ultimi paesi, il terzultimo paese in comunità europea per attrattività degli investimenti stranieri, e questo è dovuto proprio al sistema burocratico che è assolutamente inefficiente e non funzionale. La riforma Madia consente, attraverso ad esempio lo strumento della nuova conferenze di servizi, la possibilità di chiedere il danno da ritardo, di far sì che le aziende diventino parte attiva per pretendere l'applicazione delle leggi e delle regole in termini ambientali. Non possiamo più pensare che ci sia un'autorizzazione rilasciata in tempi anticiclici rispetto all'investimento che quell'autorizzazione rilascia, cioè se per fare una concessione edilizia ci mettiamo 3 anni e dopo 3 anni il mercato edile ha subito un crollo, o se per fare una valutazione di impatto ambientale ci mettiamo 4-5 anni e il business plan a monte di quella valutazione è di 4-5 anni, è chiaro che non stiamo parlando più di impresa ma di un gioco d'azzardo. Importante snellire i tempi, anche perché stiamo uscendo dalla crisi, le aziende, le imprese, anche quelle abruzzesi, devono fare i conti con una situazione, con una congiuntura ancora difficile. Sì, è chiaro che viviamo in un mondo di cambiamento, il cambiamento c'è sempre stato, la caratteristica è che oggi il cambiamento è assolutamente veloce, nell'arco di 5 anni cambia il mondo e quindi l'azienda deve inventarsi, crescere, maturare e poi rinnovarsi nuovamente nell'arco di 5-10 anni, e quindi per far questo è necessario che ci sia una pubblica amministrazione, una burocrazia in linea con questi tempi, altrimenti andiamo a fare impresa da qualche altra parte. Si parla tanto di ripresa, ma questa ripresa in Abruzzo, Presidente, è davvero iniziata? C'è qualche segnale, perché l'imprenditore italiano ha una grande caratteristica, che è quella di saper trasformare le difficoltà in opportunità, ma è un'impresa frenata, è come andare con una Ferrari e tirare il freno a mano. La provincia di Teramo ripristina la provinciale 365 per Bisenti e fa il punto sull'apertura di 80 cantieri negli ultimi 3 mesi per ricostruire strade e scuole. Il presidente della regione D'Alfonso intanto annuncia anche fondi per la manutenzione straordinaria delle strade teramane. Riaperta la provinciale 365 nel tratto che attraversa l'abitato di Bisenti, una strada simbolo del terremoto 2017, crollata a febbraio mentre era in corso un sopralluogo dei tecnici della provincia con la protezione civile e i vigili del fuoco. Con la sua riapertura la provincia di Teramo ha voluto fare il punto sugli oltre 80 cantieri approntati in questi 3 mesi, dalle strade alle scuole, con i fondi della ricostruzione in collaborazione con le strutture commissariali, la regione, la Dicomac, la protezione civile e la Si comincia a costruire, a ricostruire nel teramano? Sì, beh, almeno per quanto attiene alla parte infrastrutturale di competenza della provincia,
con queste opere messe in campo che sono state come dire, una risposta concreta e anche immediata ad alcune delle tante emergenze che purtroppo scontiamo in Abruzzo, soprattutto le terramano, oggi abbiamo, intanto prendiamo contezza di questi 80 cantieri che sono in corso. Solo per il ripristino della viabilità danneggiata, la provincia di Teramo ha già anticipato 22 milioni di euro, ai quali vanno ad aggiungersi i fondi straordinari ANAS e CIPE. 80 cantieri, come cambierà l'immagine del teramano? Intanto il teramano tornerà ad essere in sicurezza rispetto, diciamo, a quanto era ridotto dopo il maltempo di gennaio e dopo le scosse di terremoto. Il Presidente della Repubblica ha detto che la più grande opera da fare in quest'Italia è quella di rammendare il territorio. Questi 80 cantieri sono un rammendo del territorio provinciale eccezionale che è stato messo in piedi da un ente, tra l'altro in enorme difficoltà, grazie alle capacità di tutti coloro che ci hanno lavorato e anche grazie a una filiera pubblica che comunque stavolta ha funzionato e sta continuando a funzionare. Credo adesso abbiamo un problema. Provincia di Teramo. Noi stiamo facendo 80 cantieri con fondi speciali e abbiamo invece bisogno di aprire cantieri per fare manutenzione ordinaria delle nostre strade per far sì che quando succeda qualcosa non abbiamo gli stessi danni. Intanto il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso ha annunciato che l'Abruzzo chiederà al Ministro Claudio De Vincenti di anticipare i fondi per le ciclabili per destinarli alle emergenze ad uso della manutenzione straordinaria delle strade. E a Pescara la lista Teodoro non ha votato l'approvazione del debito del Comune nei confronti del consorzio industriale Chieti Pescara, lievitato a 191.000 euro. Pier Nicola Teodoro chiede conto ai responsabili di quanto accaduto, denunciando che altrimenti saranno ancora una volta i cittadini pescaresi a pagare. L'argomento innanzitutto era il debito del riconoscimento del debito fuori bilancio di circa 200.000 euro per il consorzio dell'area Pescara Chieti, un vecchio debito che risaliva una quota dal 2001 a una quota del 2013. Noi abbiamo chiesto informazioni, abbiamo chiesto di avere pareri in tal senso, sono stati pareri sommari, oltretutto ho chiesto un approfondimento sia dell'ufficio legale, ma ci sono stati pochi secondi di dibattito al riguardo, poiché si è dichiarato fuori, non essendo competente il legale del Comune. Il dirigente di settore è venuto e ha affermato che negli anni successivi, al 2001 fino al 2017, il debito contratto nei confronti del consorzio del 2001 non era stato mai riportato nella voce di bilancio come debito fuori bilancio nei bilanci successivi al Comune stesso. Oggi ci siamo ritrovati a votare un debito di circa 200.000 euro. La domanda nostra è questa: ma perché oggi devono essere i cittadini di Pescara a votare un debito contratto diversi anni fa, e dove sono andati a finire quei fondi e quei soldi che servivano per pagare il debito del consorzio? Noi a questa domanda ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta, per cui il Consiglio Comunale con un voto trasversale ha votato questa delibera. Io ho chiesto ufficialmente di avere documentazione più dettagliata al riguardo di questo, ci saranno dei professionisti del settore che mi verificheranno, studieranno dettagliatamente il tutto per poi vedere se ci sono i presupposti per poter fare un ricorso in tal senso, anche perché dobbiamo individuare chi sono i responsabili, quello che ho sempre chiesto: se ci sono i responsabili, l'amministrazione vada su chi ha prodotto questo debito fuori bilancio. L'Università D'Annunzio guarda l'Europa. In occasione della visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Unione Europea, Alessandro Gozzi, il rettore ha parlato di importanti iniziative che coinvolgeranno l'Ateneo di Chieti Pescara. Importante visita del sottosegretario Gozzi all'Università D'Annunzio. Cosa avete chiesto? Cosa chiedete al governo, ma soprattutto all'Europa? Guardi, il sottosegretario non è venuto da noi perché noi gli dobbiamo chiedere qualcosa. È l'inizio di una serie di scambi culturali che secondo me l'università deve avere. È un inizio anche di rapporti tra le università, tra virgolette, periferiche e il governo centrale.
Quello che noi chiediamo, ripeto, è la semplificazione delle procedure. Noi siamo in grado di attrarre risorse esterne, ma abbiamo bisogno di semplificazione. Si parla di laureati, di nuovi laureati. L'Italia è il paese fanalino di coda in Europa per laureati. Anche sotto questo aspetto bisognerà probabilmente lavorare, aprire un nuovo corso. Ma no, fondamentalmente dobbiamo integrarci un po' di più con l'Europa, aprire dei corsi alternativi che interessino di più gli studenti e che soprattutto servano realmente a entrare sul mondo del lavoro in maniera più agevole. Tra gli obiettivi c'è anche quello di aprire dei corsi bilingue. Sì, sì, assolutamente, perché i nostri ragazzi sono proiettati ad andare all'estero anche per lavoro e questo è importante per loro, quindi imparare quello che imparano nei loro corsi di studio in inglese, ma è altrettanto importante per attrarre studenti dall'estero. Favorire lo shopping e il commercio da un lato e combattere lo spreco dall'altro. È la doppia anima della Notte dei Saldi organizzata per il prossimo sabato 1 luglio dal Comune di Pescara e dalle associazioni di categoria dei commercianti. In abbinamento ci sarà anche la festa per il ventennale del Banco Alimentare. Aiutare il commercio e nel contempo riflettere su come combattere lo spreco. Sembra una contraddizione in termini, invece la doppia anima della Notte dei Saldi, organizzata dal Comune di Pescara in collaborazione con le associazioni di categoria dei commercianti e con il Banco Alimentare. È in programma sabato 1 luglio nel Centro Commerciale Naturale di Pescara, il centro città. La manifestazione dedicata all'avvio dei saldi estivi avrà un prologo venerdì pomeriggio con un convegno sulla nuova legge contro lo spreco alimentare che intende celebrare il ventennale del Banco Alimentare. Sabato sera poi spazio al divertimento e allo shopping con i negozi aperti fino a tardi. Un appuntamento importante concordato con le associazioni di categoria, con i commercianti, appunto per lanciare la stagione dei saldi. Sabato 1 luglio con diversi intrattenimenti nelle aree pedonali della città e poi ci sarà questa bella iniziativa col Banco Alimentare in Piazza della Rinascita e poi Comic-Con Convention che allestirà le vetrine dei negozi con i fumetti. Insomma, un'iniziativa importante per lanciare non solo la stagione con un calendario ricco di appuntamenti nella città di Pescara che proseguirà per tutta l'estate, ma anche per lanciare la stagione dei saldi che è un dato fondamentale per una città che vive di commercio come la nostra. Focus sul centro commerciale naturale, insomma, è sempre lì l'argomento, dare una mano a questi imprenditori che continuano a restare in città e a fare economia per Pescara. Sì, sicuramente, questo è un aspetto del centro commerciale naturale. Noi abbiamo programmato e organizzato diverse iniziative nell'estate, quindi questa della notte dello shopping, ci sarà la notte bianca dell'Adriatico il 22 luglio, il 12 agosto un'altra notte dello shopping che avrà più la forma di un evento diffuso e poi abbiamo messo delle risorse importanti, 50.000 euro per la creazione del centro commerciale naturale che da un'unione di intenti diventerà una vera e propria realtà che concluderemo insomma entro la fine dell'estate per poi lanciarlo con diverse iniziative come Luci d'Artista per la fine dell'anno. Ed ora apriamo la pagina dello sport e parliamo di Pescara. Tra oggi e domani si attende la firma del nuovo attaccante Simone Andrea Ganz. Ieri intanto sono arrivate quelle dei due gioiellini di proprietà dell'Atalanta, Latte Latte e Capone. Rese note anche le date principali della preparazione estiva dei biancazzurri. Vediamo. Con le firme dei due gioiellini atalantini, Cristian Capone ed Emmanuel Latte Latte, sale a 5 il numero degli acquisti del Pescara per la prossima stagione. Anche in questo caso l'annuncio dei club è posticipato all'ingresso del nuovo anno sportivo, dal 1 luglio. I due attaccanti esterni, prelevati dal club orobico, arrivano con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto e sono profili ideali del 4-3 zemagnano. È una settimana importante comunque per il Delfino. Il presidente Sebastiani e il DS Leone sono in missione milanese in questi due giorni, intanto per chiudere definitivamente l'acquisto dalla Juventus di Simone Andrea Ganz. Nelle ultime ore è anche emerso un particolare, era tutto fatto per il trasferimento del centravanti all'Ascoli, ma Ganz si è rifiutato di firmare e i marchigiani hanno dovuto desistere. Insomma, Ganz vuole il Pescara e nelle prossime ore si chiuderà l'affare con la cessione a titolo definitivo del cartellino. Ma la missione di Sebastiani e Leone è anche imperniata sulle cessioni, argomento spinoso ma anche essenziale.
potenziale. Spinoso perché trovare acquirenti, soprattutto per i vari Coda, Stendardo e Bovo, è complesso. Spinoso perché anche sui giocatori più appetibili al momento non si registrano sensibili accelerazioni. Certo, nei prossimi due mesi ci potranno essere delle uscite, ma Sebastiani, oltre ad attendere l'ufficialità della cessione di Caprari alla Sampdoria nell'affare Skriniar, vorrebbe centrare almeno una cessione importante entro il 30 giugno per motivi di bilancio. Comunque ci sarà bisogno di sfoltire prima di arrivare a nuovi ingressi, perché anche coi rientri dei prestiti la rosa è extra large ed è noto che Zeman vuole lavorare con non più di 27-28 giocatori. A tal proposito sono state ufficializzate le date che scandiranno il ritiro del Pescara: raduno nella mattina di lunedì 10 luglio al convitto Casa D'Annunzio e partenza alle ore 10 per Rivisondoli, nel pomeriggio il primo allenamento. Il 15 e il 19 luglio le prime uscite contro una rappresentativa locale e contro la Virtus Teramo. Il 25 luglio l'amichevole contro il Teramo di Asta, una partita che chiuderà la prima parte della preparazione estiva a Rivisondoli. Dopo tre giorni di riposo, il 29 luglio la partenza per Palena per la seconda parte del ritiro, domenica 6 agosto con la gara di Coppa Italia, il primo impegno ufficiale della stagione. E nel prossimo servizio diamo uno sguardo ai movimenti delle sei squadre di Serie D a poco meno di un mese dalla partenza dei rispettivi ritiri. Primi movimenti per le sei squadre di Serie D. Attivissimi in particolare Vastese, Pineto ed Avezzano. Dopo il burrascoso finale della scorsa stagione, il patron marsicano Gianni Paris si è rimesso subito al lavoro, rimodellando lo staff tecnico capeggiato dal neo DS Antonello Cellini e dall'allenatore Umberto Marino, già tecnico del Chieti due stagioni fa dopo le dimissioni di Donato Ronci ed ex vice di Ivo Iaconi. Sul mercato il fiore all'occhiello è l'accordo con l'attaccante polacco Piotr Branicki, una garanzia per la categoria e fresco vincitore del girone G con la maglia dell'Arzachena. Dalla Spagna sono arrivati il jolly difensivo Alan Rodriguez e il regista di centrocampo Francisco Mas Perez. Trattative ben avviate con due difensori in uscita dall'Agnonese, Luca Cassese ed Erminio Rullo, già confermati giovani come Lombardo Pollino, Serrago, Morgan e Denis Besana. Altro obiettivo per l'attacco il fanese Gucci. Squadra in ritiro dal 24 luglio a Caramanico Terme. Stesso giorno per l'inizio della preparazione estiva della Vastese, a Bomba nel Chietino. Il patron Bolami è tornato al passato, richiamando in panchina Gianluca Colavitto, esonerato frettolosamente la scorsa stagione. Neo DS Francesco Micciola, che arriva dopo l'ottimo lavoro a San Nicolò. Si riparte dai migliori giovani dello scorso anno e dalla conferma di Nicola Fiore. E poi si punterà su altri vastesi doc come il difensore Damiano Menna, ex Avezzano, e il centrocampista Cristian Stivaletta, in uscita dal San Nicolò. A Pineto la confermata coppia direttore allenatore Gianmarino Amaulo è al lavoro da un po' e ha strappato conferme importanti. Pomante, Mariani, i portieri Mazzocchetti e Giachetta. Partito Proietti, l'obiettivo è ora trattenere i vari Esposito, Fiumare e Ciarcelluti per poi puntare a degli innesti di qualità. Riparte con un nuovo ciclo tecnico il San Nicolò, che dopo gli addii di Micciola ed Epifani e la sinergia con la Virtus Teramo ha annunciato il neo DS. Si tratta dell'ex avezzano Stefano De Angelis. Tanti nomi per la panchina: Davide Ruscitti e Gigi Iervese dalle giovanili del Pescara, un profilo esperto come Roberto Cappellacci, due outsider dall'eccellenza come Pasqualino Di Serafino e Peppe Naccarella. All'Aquila, situazione al momento resa incerta dalla trattativa per la cessione delle quote sociali, tutto fermo anche se l'allenatore Battistini e il suo staff dovrebbero essere confermati a prescindere dal tira e molla societario. In casa della neopromossa Nerostellati tiene banco la questione campo. L'impianto di Pratola non è a norma per la D e allora la matricola giocherà al Pallozzi di Sulmona, forse per l'intera stagione. Le abruzzesi in Serie D potrebbero essere sette in caso di ripescaggio del Francavilla. Dopo l'addio del patron De Vincentis, il commercialista pescarese Vincenzo Serraiocco è al lavoro per rilevare la società e per poter presentare entro il 9 luglio la domanda di ripescaggio con grandi probabilità di positivo accoglimento. Finisce qui la seconda edizione del TG6, vi diamo appuntamento alla terza edizione questa sera alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.